Amici di Mitico Channel, un caro saluto da Francesco da Prato. Abbiamo sofferto gli ultimi 10 minuti in una maniera indicibile. Io non sono riuscito a vedere gli ultimi 3 minuti perché, perdonatemi, ma non ce l'ho fatta. Questa è la vittoria di Fedele Sannella. Abbiamo tutti urlato qui, cantato per Fedele Sannella e sentite l'applauso. Grande Fedele, siamo tutti con te. Questa è la solidarietà di un popolo che ti è riconoscente per quello che hai fatto. Perché sappiamo che tutto quello che hai fatto l'hai fatto solo per questa maglia, solo per questi colori. Quindi siamo sicuri che la giustizia farà il suo corso, ma ne uscirai alla grande. Quindi un abbraccio a te e a tuo fratello Franco. Parlando della partita, invece, Foggia è passato in vantaggio al primo tempo grazie a un missile terraria di Kragel che ci ha lasciato a bocca aperta. Il primo tempo la partita è stata molto equilibrata, un po' come ad Ascoli. Nel secondo tempo è venuto fuori Foggia che ha dominato per i primi 30 minuti, ha fatto un gol meraviglioso come schema di gioco con Mazzeo che torna finalmente a segnare. Dopo purtroppo però c'era da aspettarsi comunque una reazione dell'Entella che in casa non ha mai regalato niente a nessuno, ci ha messo le corde, Guarna ha fatto una parata che equivaleva a un gol. Purtroppo dopo siamo capitolati, ci sono stati dei momenti, credetemi, scusatemi l'affanno, veramente drammatici. Abbiamo portato questa vittoria a casa, quello che contava era proprio questo, portare i 3 punti a Foggia. Siamo tutti qui e tutti rappresentiamo i tifosi del Foggia che sono rimasti a Foggia, i grandi ragazzi della curva che per una decisione demenziale non hanno potuto venire in questo stadio. Siamo un pubblico pacifico, assolutamente pacifico, lo dimostriamo e vogliamo solo cantare Forza Foggia come abbiamo sempre fatto. Io la vedo così, da Chiavari un carissimo saluto da Francesco.